Stefan e Shelby sono una coppia inglese che ha passato una storia straziante piena di lacrime. L'hanno raccontata online per poter mostrare alle persone che non bisogna mai giudicare e prendere in giro senza conoscere. Ma andiamo con ordine. La coppia di circa 26 anni ha deciso un giorno di voler avere un bambino. Non è stata una scelta presa dal nulla. Ci hanno pensato davvero tanto per riuscire a capire se ne sarebbe valsa la pena e se sarebbero riusciti a mantenerlo. Non si può tenere un bambino soltanto pensando di riuscirci. Bisogna avere un piano, certo, in testa. E loro proprio ciò fecero prima del grande passo. Calcolarono benissimo i costi per mantenerlo e dargli una bella vita. Non erano tanti, dopo tutto, specialmente per il fatto che entrambi lavoravano in quel periodo. Ma c'erano anche tante altre cose da considerare e delle domande da porsi, particolari, che in pochi si pongono. Saremmo in grado di mantenerlo anche se fosse diverso? Riusciremmo a dargli davvero ogni cosa nel caso gli mancasse una parte del corpo o non possa usare le gambe o peggio ancora? Non sono cose da scartare a prescindere. Nonostante siamo nel 2021, ancora molti bambini sfortunatamente nascono con deformazioni e malattie rarissime. Comunque sia, dopo tanti tentativi, Shelby finalmente era riuscita a rimanere incinta. Stranamente ci vollero molti mesi. I medici le dissero che era per via di un problema che la donna aveva e che le probabilità erano basse, ma in qualche modo ci erano riusciti. I mesi seguenti furono alquanto difficili. Nonostante tenesse una vita sana ed equilibrata, non sembrava stare benissimo. Si trovava spesso con mal di testa allucinanti e stanchezza esagerata. All'inizio pensò fosse semplicemente normale, ma poi dovettero andare in ospedale a 7 settimane dal parto. Qui ebbero una bruttissima notizia. Il bambino aveva qualcosa di strano e andava tirato fuori il prima possibile. Con un delicato cesareo riuscirono a farlo e cominciò un vero incubo. Il bambino aveva le gambe completamente attaccate e venne definito Sirena. La madre ha pubblicato una foto su Facebook per parlarne e raccontare appunto tutto quanto nei dettagli. Se avesse solo avuto le gambe attaccate, in qualche modo sarebbero riusciti a salvarlo e farle condurre una vita normale, ma non fu così. Non aveva né reni né intestino e faceva fatica a respirare. Anzi, era così grave da aver bisogno costantemente di ossigeno esterno, ma anche in quel caso era come se fosse un asmatico costantemente in carenza. Non c'erano possibilità di salvarlo e la sua fine sarebbe arrivata entro pochi giorni, tra atroci sofferenze. Ovviamente i genitori piansero a dirotto, chiedendo se ci fossero delle minime possibilità, ma niente da fare. I medici dissero che sarebbe stato meglio lasciarlo andare piuttosto che fargli patire le pene dell'inferno. Capirono quindi la situazione, ma prima di mollarlo volevano assolutamente battezzarlo, perché così sarebbero stati sicuri sarebbe andato in paradiso, o almeno era una speranza che avevano in testa, non potendo più sperare in niente. Il giorno dopo, con l'assistenza dei medici in chiesa, lo battezzarono e alla fine gli tolsero l'ossigeno, mentre era ancora in braccio alla madre e il padre. Tutti in chiesa si misero a piangere durante l'ultimo minuto in cui il piccolo è rimasto in vita. Lo hanno chiamato Joseph, in onore del nonno di Shelby. La storia l'ha pubblicata online perché Shelby ha voluto insegnare una grande lezione alle persone su internet. Non offendere persone con disabilità alla nascita. Può sembrare una cosa molto scontata, ma non lo è. Il bullismo ancora oggi è molto presente online e tanti perdono la vita per queste cose. Shelby e Stefan sperano di aver insegnato qualcosa al mondo con la loro perdita.